subito quando posso andare. Solo cucchio sta forte. Signori, buonasera, buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la pallamano, in questo caso con la maschile, la Serie A Gold per la precisione. Vi racconteremo le emozioni dell'incontro del massimo campionato della handball italiana tra la Banca Popolare di Fondi e il Cassano Magnago. Parliamo della 13ª giornata del campionato nazionale, quindi di andata. Viviamo subito le formazioni partendo dai padroni di casa con il numero, perché proprio il nome in ordine regolare in base anche alla numerazione che abbiamo sulle distinte. Partiamo da Fondi col 5 Panza, 7 Miceli, 14 Tagnete, 15 Diedes, 16 Facundo Garcia, 19 De Luca, 22 De Torre, 24 Dunvalder, 27 Livoli, 29 Speranza, 30 Trani, 31 Di Fazio, 38 Arena, 46 El Sabag Adel, Zizzo con il, l'88, con il 99 Frai Hamza. Passiamo agli ospiti del Cassano Magnago con il numero 10 Moretti, il 12 Monciardini, 19 Saitta, 27 La Bruna, 29 Branca, 30 Bassanese, 43 Salvati, 44 Cabir, 77 Dorio, 81 Vicentin, 85 Mazza, 91 Savini, 93 Riva e 99 Germano Albanini. Quindi manca veramente poco all'inizio di questa partita. Si attendono soltanto il fischio degli arbitri. C'è un dettaglio da comunicarvi immediatamente, intanto, che è quello dell'esclusione dal campionato di Serie A Gold del Settia Rubira. Poi in fase di telecronaca ve lo andremo a raccontare. La piattaforma è quella di Event Sport a livello internazionale, per vedere questa partita in diretta. Quindi attendiamo il fischio degli arbitri, che manca l'avvio al cronometro in questo momento, con il Cassano Magnago in possesso di palla. Da destra verso sinistra attaccherà la formazione ospite con in casacca amaranto, mentre i locali, dal vostro punto di osservazione, da sinistra verso destra, almeno in questi primi 30 minuti di gioco. È una partita importante per entrambe le formazioni, tanto perde palla la compagine ospite. Attenzione al Fondi, subito in attacco, la conclusione di Miceli viene respinta dal portiere Monciardini, quindi si riparte con un tiro d'angolo per il Fondi. Hamza per Cagnetti. Nel Fondi oggi è assente Manoli, un grave lutto ha colpito la sua famiglia e quindi il giocatore è stato dispensato dall'essere presente in questo incontro interno contro il Cassano Magnago. Attenzione ad Hamza, poi Cagnetti che va a palleggiare, poi carica verso un compagno, c'è ancora Miceli e ancora Monciardini, bravissimo, bravo, bravo. Il numero delle maglie dei giocatori del Cassano Magnago è un po' difficile anche andare a seguire, il numero 27 La Bruna, che era in, insomma, i numeri sono veramente difficili da distinguere. Savini ha probabilmente ah no, è Mazza, ecco, Federico Mazza, che era addirittura il 25. Adesso la palla è tra le mani di Dorio, poi ancora Mazza, fanno girare palla, il gioco di altri, attenzione a Mazza che ha un controllo difettoso della palla. Gli arbitri chiamano un 9 metri per il Fondi. C'è ancora Mazza che si muove bene e poi va a segnare il primo gol per... no, lo vanno ad annullare, quindi rimane il punteggio fermo sullo... adesso però danno, vediamo cosa è successo. Sì, viene intanto convalidato il gol del Cassano Magnago. Una partita importante, dicevamo, per entrambe le formazioni, perché entrambe si trovano con
9 punti in classifica e con l'esclusione del Secchia Rubiera dal campionato lottano per l'ottavo posto, l'ultimo disponibile almeno per partecipare alle Final Eight di Coppa Italia che poi si disputeranno a febbraio. Intanto andiamo in cronaca diretta con il Fondi che fa girare la palla con De Luca, poi ancora messo a terra il numero 24 Dunvalder, c'è quindi un 9 metri per il Fondi che gli prova poi a scaricare per il numero 38 Arena, c'è un tiro di rigore, quindi ancora il punteggio su 1-0 sul Cagnete sul 7 metri e va fuori, e va fuori il tiro di fuori il tiro di rigore di Cagnese, c'era molto il dubbio che magari avessimo visto male la traiettoria della sfera. Dicevamo insomma che questa partita è importante soprattutto perché con l'esclusione del Secchia Rubiera si creano i presupposti per una delle due compagini di poter partecipare alle Final Eight di Coppa Italia. Intanto arriva il 2-0 per il Cassano Magnago, una sfida anche tra Bomber, se andiamo a vedere, perché il Bomber principe di questo campionato è Thomas Valentin Cagnete con 104 gol. Al terzo posto, dopo Panzic del Bolzano, troviamo appunto Federico Mazza con 74 gol, quindi 30 gol di differenza con Panzic del Bolzano. I gol di differenza sono 20, Panzic ne ha 84. Attenzione al Cassano Magnago, ancora a segno, 3-0 per gli ospiti. Carica il gruppo del Cinco De Santis, Fondi reagisce dalla sconfitta contro il Pressano in trasferta, una sconfitta che si poteva anche evitare con un minimo di lucidità in più, però è sicuramente un passo in più verso la crescita di questo gruppo. Attenzione, bel gol! Un bel gol questo del numero 38 Arena che va a segnare il primo gol per il Fondi in questa partita per la HC Banca Popolare di Fondi. Attenzione al contropiede dei locali, viene rimpallato il tiro di Cagnete ma c'è un 9 metri per la squadra locale. Oggi un vento fortissimo in quel di Fondi. Stiamo trasmettendo la diretta del campionato di Serie Gold maschile tra l'HC Banca Popolare di Fondi e il Cassano Magnago, che è proprio Hamza a gestire questa palla a Cagnete, poi scarica ancora per Hamza, si muove bene il Tunisino, poi ancora una palla per El Shabbat che però poi viene anticipato, c'è un fallo in attacco, quindi ci sarà, si ripartirà con la squadra ospite in possesso della palla, quindi Cassano Magnago in vantaggio per 3-1 in questo momento. Attenzione a Dorio, poi Mazza, Mazza che gestisce questa palla, poi si va a muovere bene, però conquista un 9 metri, quindi nulla di fatto, anche l'intervento di Facundo è vano. Quindi ancora possesso difettoso per il Cassano Magnago, poi bravissimo, bravissimo qui Mazza, bel gol, taglio della mano e conclusione a mezza altezza per il 4-1 per il Cassano Magnago. Entrambe le squadre sono a 9 punti e si trovano esattamente, e passa poi il Cassano Magnago che almeno se dovesse finire adesso il girone di andata si troverebbe ad essere l'ultima squadra a partecipare alle Final Eight di Coppa Italia, quindi sono entrambe 9 punti, però per la differenza reti
il Cassano Magnago è, almeno per il momento, ottavo in classifica, quindi l'ultima delle squadre che poi parteciperebbero alla fine del girone d'andata, qualora dovesse finire così la classifica, alle Final Eight di Coppa Italia. Attenzione a quest'altro gol del Cassano Magnago, 5-1 per gli ospiti, partenza sicuramente difficoltosa per il Fondi, infatti Giacinto De Santis vuole parlarci su con i suoi ragazzi. C'è il primo time out della partita, ricordiamo il parziale 5-1 per il Cassano Magnago. Dicevamo insomma della esclusione del Secchia Rubiera dal campionato, tutto è accaduto la settimana scorsa in quel di Siracusa tra Team Network Albatro Siracusa e il Secchia Rubiera. Intorno al 17° del secondo tempo la squadra ospite ha abbandonato il campo a recuseo per le difficoltà di restare in equilibrio per la troppa umidità che c'era all'interno della struttura dove si stava disputando la partita del campionato di Serie A Gold maschile. Gli arbitri avevano comunque dato l'ok per poter continuare a giocare la partita. I giocatori del Secchia Rubiera si sono rifiutati di continuare a giocare in quelle condizioni. Fatto sta che anche il ritardo dell'invio delle PEC è costato al Secchia Rubiera l'esclusione dal campionato, quindi la retrocessione subito in Serie A Silver, insieme poi anche al Campus Italia che è stata messa dalla federazione per riempire poi questo campionato maggiore, e quindi si trova direttamente in Serie A Silver il Secchia Rubiera, e addirittura partirà il prossimo campionato con un handicap di 9 punti in classifica, sicuramente una batosta non indifferente per il Secchia Rubiera, quindi tutte le partite contro il Secchia Rubiera non avranno più alcun valore, come dicevamo vanno anche a perdere l'interesse di play-out, perché non ci sono, perché ci sono già le due squadre che vanno a retrocedere in Serie A Silver, quindi il Campus Italia che già sapevamo, qui intanto c'è un fallo in attacco, già sapevamo insomma della retrocessione matematica a fine campionato del Secchia, del Campus Italia. Intanto quindi ci troviamo a seguire adesso le gesta di questa partita, dopo avervi raccontato l'episodio che è avvenuto in settimana, e ancora a segno il Secchia Rubiera. Fondi che sicuramente ha iniziato male questa partita, dopo 9 minuti di gioco il punteggio per gli ospiti davanti di 5 gol. Attenzione, qui c'è un 9 metri per il Fondi molto contratto almeno fino a questo momento. Coach Bellocchi cerca di dare ancora un errore da parte del numero 7 Miceli. Oggi Miceli non è molto fortunato, dava anche nelle prime due occasioni Monciardini a dire di no al numero 7 locale, quindi riparte il Cassano Magnago con il numero Ammazza, che si muove anche bene, poi viene colpita molto bene la palla anche dal giocatore di casa, quindi vanno a smorzare l'attacco ospite. Hamza finge di andare a concludere, poi il palo di Hamza e la palla termina fuori. Fondi precipitoso, poco attento, un Fondi che stentiamo anche a riconoscere almeno in questa prima parte di gara. Ancora un gol per il Cassano Magnago, quindi 7-1, quasi 11 minuti di gara, un inizio thriller per il Fondi. Vediamo se riusciranno i padroni di casa a rimettere in sesto questa partita.
è ancora un errore, però c'è un tiro d'angolo, gli arbitri chiamano il tiro d'angolo, De Luca che si occupa della battuta, Hamza, Cagnete, ancora Cagnete, vediamo, e Hamza si muove bene, c'è un 9 metri. Vediamo che gli arbitri fischino la ripresa del Contesa in questo momento. Cagnete fino ad ora neanche una rete, che è già una notizia questa, intanto arriva il gol del Fondi. Intanto si giocano l'extra player, i giocatori del Tassano Magnago. Manovra articolata questa del Tassano Magnago, vediamo se trovano il percorso giusto, ancora una palla tolta persa, Hamza, però qui deve essere un fallo, infatti c'è un fallo e c'è anche un 2 minuti per il giocatore del Tassano Magnago che continua a protestare, chiede spiegazioni. Doppia superiorità numerica quindi per il Fondi, però il punteggio vede il Tassano Magnago avanti per 7-2. E niente, poi va a scaricare sull'esterno, non trovano il percorso, Cagnete aveva la possibilità di tirare, non ha tirato, infatti non rientra nelle caratteristiche di Cagnete, è ancora bravissimo Monsardini a dire di no. E quindi nonostante il doppio vantaggio, adesso il Tassano Magnago va a giocarsi l'extra player, provando a rimettere in sesta, meno di equilibrio, una parvenza di equilibrio di numero di elementi sul parquet. Ancora Bassanese che poi viene, c'è però un fallo in attacco di quest'ultimo, quindi può ripartire il Fondi. Dicevamo che tra le caratteristiche di Cagnete non c'è sicuramente il tiro da lontano, è difficile che riesca. È ancora bel gol, questa volta un bel gol di Gunvalder, il numero 30, Arena, scusate, il numero 38 Arena. Gunvalder infatti ha la barba, quindi è proprio Luigi Arena il giocatore di Padrone di casa a realizzare il 3-7 di parziale. Quando sono passati 13 minuti e mezzo in questo primo tempo, marciatura a Oggi, oh, bravissimo Facundo a parare. Tanto sono ritornati gli effettivi in campo e c'è un altro gol di Arena, quindi siamo sul 4-7. Sta accorciando tiro dopo tiro il ritardo il Fondi rispetto al Tassano Magnago. Anche il pubblico comincia a scaldarsi. Dicevamo oggi a Fondi la temperatura è intorno ai 10-12 gradi, ma c'è un vento veramente molto forte. Perché il Nivoli poi Hamza, Cagnete, ancora Hamza, ogni volta che ha la possibilità di poter tirare Cagnete poi prova a scaricare per un compagno, era la Bruna prima, il giocatore del Tassano Magnago in possesso della palla e non Nivoli dell'HC Banca Popolare di Fondi. Hamza, Cagnete, Sabag,
adesso siamo un po' più sciolti, giocatori di casa, lo scarico per il pivot, la palla però viene persa, fase di attacco per gli ottimi, bravissima Facundo, Cagnetti può andare a scaricare per un compagno, ma non fa in tempo perché è giusto fallo. 9 metri per il Fondi, è sicuramente già un HC Banco Popolare di Fondi diversa adesso, probabilmente anche l'aver rosicchiato il ritardo nei confronti degli ospiti pone la squadra di Pocci De Santis. Oh, qui la conclusione, però c'è un 9 metri ancora, dicevamo, aver rosicchiato il ritardo nei confronti degli ospiti mi mette in una condizione psicologica sicuramente meno pressante rispetto a prima, quando c'era sul 7-1. Adesso siamo sul passaggio di 4-7 per il Cassano Magnago, e stavolta è Hamza a segno, 5-7 per il Cassano Magnago. Questo è un break positivo per il Fondi, 4-0 il break per i locali. Vediamo se la partita cambierà volto. Adesso è la Bruna a gestire la palla, adesso Coach De Santis chiede sicuramente maggiore attenzione ai suoi ragazzi, sì, bravo, però poi c'è un tiro di rigore, se non andiamo errato, sì, e andrà sulla palla il numero 85 Federico Mazza, ovviamente. Mazza contro Facundo, vediamo chi l'avrà vinta. Rete, e quindi rompe anche l'inerzia di questa partita con questo gol Federico Mazza, perché c'era un parziale di 4-0 per i Fondi, quindi si va nuovamente al vantaggio di 3 reti per il Cassano Magnago, precisamente 8-5, quando siamo al 17° della prima frazione di gara. Arena De Luca, Cagnete, Hamza salta, poi scarica per Arena, stavolta è sfortunato il numero 38 dei rossoblù di casa, e sempre Mazza a gestire questa palla. È un bel gol, è un bel gol, mini break di 2-0 per il Cassano Magnago, e a realizzare è stato Kabir, bravo a impunearsi nella difesa di casa. Questa Fontana che oggi insomma lascia un po' a desiderare, nelle ultime partite si era sembrato di vedere anche una fase difensiva più attenta, più cattiva, oggi invece sembra soffrire molto il gioco del Cassano Magnago. Qui perdono palla malamente i giocatori di casa, Coach De Santis borbotta, usiamo un eufemismo, in panchina. Mazza per Bassanese, ancora Mazza, adesso lui che va a giocare come un playmaker nell'attacco del Cassano Magnago. C'è il Dorio, poi Mazza, attenzione perché Mazza non ci pensa due volte, se ha bisogno di tirare ancora a segno. Il Cassano Magnago, dieci a cinque il punteggio, un mini break 3-0 per il Cassano Magnago. Hamza, poi è Arena che va a segnare, bravo stavolta Cavarlio, il giocatore di casa, a non volersi arrendere alla pressione dei difensori amaranto e trovare poi lo spazio giusto per andare a realizzare il 6-10 di parziale, quando siamo quasi al 20° della prima parte di gara. Torniamo a Serie Gold maschile, questa che vi stiamo raccontando è la partita tra la HC Banco Popolare di Fondi e il Cassano Magnago. Qui è Mazza che poi
scarica sull'esterno, però stavolta la palla termina fuori, quindi rimessa per il Fondi. Sabag, Hamza, ancora Rina, poi Hamza, finta, scarica per il Sabag, bravissimo ancora Monciardini. Monciardini avrà salvato almeno 3-4 gol. Qui c'è un passi, quindi c'è una chiamata degli arbitri, quindi una ripartenza dell'azione da parte dell'HC Banca Popolare di Fondi, quando siamo quasi al 21esimo del primo tempo. Partita che comunque sta scorrendo veloce. Il problema è che almeno per quanto riguarda il punto di vista di padrone di casa, c'è stato sicuramente un inizio thriller che ha devastato almeno dal punto di vista mentale i padroni di casa. La partita nonostante tutto si sta riequilibrando, però Cassano Magnago si sembra, andando poi a spostare lo sguardo verso gli ospiti, sicuramente più quadrato dal punto di vista mentale. Anche in fase d'attacco gli ospiti non lasciano nulla di intentato. Ancora Hamza, probabilmente si cerca troppo l'individualità, c'è poca attenzione anche al gioco di squadra per quanto riguarda il l'HC Banco Popolare di Fondi. Ancora Cagnetti che provava a sbagliare, ma nel frattempo gli arbitri avevano fischiato un fallo, un 9 metri per il Fondi. Ancora Hamza che ogni volta prova a cercare, stavolta Cagnete prova la conclusione, è bravissimo Monciardini ancora a realizzare una gran bella parata. Almeno 4 interventi decisivi del portiere ospite, se si fossero realizzati in gol. Intanto c'è un time out. Non sembra proprio un time out, sembra più una sospensione del gioco. Nel momento è successo qualcosa, forse la palla non era regolare. Ok, quindi si può ripartire con il Cassano Magnago in possesso della palla, con il numero 91 Savini. A massa Savini si incunea, però c'è un fallo in attacco. Quindi non è gol quello realizzato da Savini, quindi si rimane sul 10-6 per il Cassano Magnago. E Sabag poco cercato in questi primi 20 minuti di gara, il pivot di Italo Egiziano. Bel gol, 7-10. Ancora Massa, qui però viene messo a terra. C'è un 2 minuti per Fry Hamza, quindi ci sarà un giocatore di vantaggio per il Cassano Magnago. Si riparte quindi con Savini. Buona fine d'ora comunque la prova del Cassano Magnago, qui ancora un 9 metri per un fallo sul Dorio, che è poi il capitano del Cassano Magnago. Savini, buona la difesa del Fondi, poi la palla di Vespassano, il palo De Luca riesce a fermare la palla, si gioca l'extra player il Fondi. Ricordiamo 2 minuti per Fry Hamza quando siamo al 24esimo del primo tempo. Cagnete,
La palla per il numero 15 Diegas, e Sabag Diegas. Arena poi Diegas, tenta il tiro messo a terra, tiro di punizione da 9 metri per il Fondi. Fondi che prova a rimanere in partita, probabilmente si è pensato Magnago a sciogliarsi un attimo, potrebbe addirittura mettere, non dico un'ipoteca sulla partita, ma sicuramente mettere maggior pressione sul Fondi. Intanto Arena va a parlare con coach De Santis, nel frattempo che si attende la... diciamo che si andava a parlare con coach De Santis qui a terra. Quindi un 7 metri, no, ancora un 9 metri per il Fondi, e c'è un, mi sembra un 2 minuti, sì, 2 minuti su Dorio, il capitano. Intanto entra in campo anche un altro giocatore per il Fondi, Arena. Diegas, ancora Arena, adesso chiede maggiore personalità anche alla sua squadra, coach De Santis. È bravissimo qui Cagnete a realizzare l'8-10. Insomma, non avevamo visto mai, questo gioca anche l'extra player, il Marcello Magnago, dicevamo non avevamo visto male sulle caratteristiche di Cagnete, però quando poi si decide di andare a tirare dalla distanza è sicuramente in grado di fare male. Tanto c'è un time out chiamato dal Fassano Magnago. Quindi ricordiamo il punteggio 10-8 in questo primo tempo, una partita che si sta comunque adesso diventando anche più divertente e piacevole da poter raccontare. Vi vogliamo anche annunciare le prossime partite delle due squadre, meglio qui a fine 2022. Partiamo dai padroni di casa del Fondi, che dopo ho spiegato questa partita con il Cassano Magnago andranno in quella di Bolzano il 3 dicembre alle 17. Poi ancora una trasferta in casa del Brixen il 10 dicembre, chiuderanno il 2022 nel palazzetto di Via Mola di Santa Maria contro il Raimond Sassari per la seconda giornata del girone di ritorno. Mentre per quanto riguarda il Cassano Magnago, termineranno l'anno con una partita in casa, ma non giocheranno contro il Sette Rubiera, quindi saranno 14 giorni in casa contro il Romagna, e chiuderanno l'anno in trasferta precisamente a Conversano il 17 dicembre alle ore 17. Intanto torniamo in cronaca diretta. Punteggio 10-8 per il Cassano Magnago. Cassano Magnago che ha un po' abbassato l'intensità della sua pallamano, e il Fondi è riuscito a rosicchiare gol su gol. Adesso il ritardo è soltanto di 2 reti. Santis chiede maggiore attenzione ai suoi uomini, ma probabilmente quello che sta mancando quest'oggi ai locali è quella personalità che ha fatto la differenza nelle ultime settimane. Poi in fase di interviste proveremo a capire che cosa è accaduto in questi primi 26 minuti di gioco. Intanto il Cassano Magnago, come diciamo, sta calando di intensità, di qualità anche della sua palla a mano. Il Fondi prova a rimanere in scia, e bisogna anche dire che sta riuscendo anche abbastanza bene. Che buono questa palla, delizioso, delizioso il gol del Fondi con il numero 10, questo lo diremo tra poco. No, no, era Zizzo, il numero 88 Zizzo. Un bel gol questo
di Luciano Zizzo, un bel pallonetto a deludere anche l'intervento di Montalvini. Qui è ancora un gol del Castello Magnago con Mazza, e quindi il punteggio adesso di 11-9. Castello Magnago che, come dicevamo, è calato dopo un inizio di partita devastante, 7-1 il parziale, poi adesso si trova ad avere segnato 4 gol contro gli 8 dei padroni di casa. Poi un break che è servito al Fondi per restare in partita, ma l'inizio è stato veramente preoccupante. Qui una palla persa anche dal Fondi di Luca, e chiedono anche l'intervento degli arbitri, gli ospiti, però questi non sono d'accordo. L'insindacabilità del giudizio degli arbitri in quella di Siracusa settimana scorsa ha portato all'esclusione del Secchia Rubiera dal campionato di Serie A Gold maschile, e quindi la conseguente termine anche del campionato per quanto riguarda la play-out. Si giocheranno stati play-off per i primi 4 posti. Attenzione ancora al gol del Secchia Rubiera, ed è ancora Mazza, Federico Mazza, a realizzare il 12-9. Adesso ha rialzato la qualità della palla a mano del roster di coach Bellotti. Diegez, poi Zizzo, rete! Ma rete di El Sabag. Bravo, bravo El Sabag a muoversi. Ne c'è stato poco il pivot del Gessiano. Potrebbe ascoltare anche meglio, perché poi insomma centimetri e peso ne ha per potersi incuneare in una difesa che non sembra irresistibile, quella del Cassano Magnago. Mazza, poi è il Savini, parata di Facundo, si rubano questa palla. Adesso è Luciano Zizzo che va a palleggiare e a servire il portiere Facundo, che mostra il pugno sinistro verso la banchina. Buona questa sua parata che ha permesso all'HC di rimanere sotto di 2 gol con un possesso per il meno 1. E Sabag, è proprio lui che poi va a scaricare verso Diegas, stavolta perde l'attimo Diegas, poi ancora un gol di Tagnete, meno 1. Ieri aperta completamente la partita e in questo momento è finito il primo tempo, quindi primo tempo che si chiude sul punteggio di 12-11 per il Castello Magnago. Ha segnalato un inizio preoccupante, 7-1 per gli ospiti, poi la partita si è riequilibrata, ma anche per un calo evidente del Castello Magnago. In fondo ha mostrato la giusta personalità per poter restare in partita. Da parte nostra vi attendiamo nel secondo tempo per le emozioni della partita tra HC Banca Popolare di Fondi e Cassano Magnago.
al palazzetto. Stiamo al palazzetto, il palazzetto. Thank you.
Rieccoci tornati in presa diretta dal Palazzetto dello Sport di Via Mola di Santa Maria per raccontarvi i secondi 30 minuti dell'incontro di pallamano maschile, il campionato il massimo, quella Serie Gold maschile tra l'HC Banco Popolare di Fondi, che in questo secondo tempo dal vostro punto di osservazione attaccherà da destra verso sinistra, e il Cassano Magnago, che quindi viceversa attaccherà da sinistra verso destra. I primi 30 minuti di gioco si sono conclusi con gli ospiti avanti di un gol, 12-11, ma vi possiamo garantire che i primi 10 minuti erano stati qualcosa di orribile per il Fondi, quasi un incubo. 7-1 per il Cassano Magnago. Poi nei successivi 20 minuti gli ospiti hanno realizzato soltanto 5 gol, mentre il Fondi ne ha realizzati 10. È bella qui la conclusione di Dieguez, che però viene rimpallata molto bene da Monciardini. Monciardini finora sicuramente protagonista di questa partita, insieme anche a Federico Mazza, che è qui un bel gol, il gol del pareggio per il Fondi. Diciamo di Federico Mazza, protagonista anche nel primo. Oh, qui bello questo gioco degli ospiti, ma tutti ha reso vano dal fischio degli arbitri, che concedono un 9 metri per il Cassano Magnago. Federico Mazza, che poi è il terzo giocatore con più gol in questo campionato, 74 prima di questa partita. Il romboliere principe di questo campionato è proprio Cagneta del Fondi, prima di questa partita 104 realizzazioni. Il buono il movimento di Savini, si muove bene il giocatore ospite, ma subisce fallo. La partita del Fondi che sembra aver chiuso le porte, bravissimo, poi Facundo riesce dove la difesa non arriva, è tutta un'altra partita. Arena, Agnete, Arena, De Luca, Cione ad Arena, poi Cagnete, primo vantaggio della partita per il Fondi, mini brazzi 2-0, mini brazzi 2-0 per il Fondi. Adesso è Federico Mazza, si scontra, però c'è un 9 metri, primo vantaggio quindi della partita per il Fondi, 13-12. Fondi che ha avuto sicuramente la costanza di non arrendersi neanche sul parziale di 7-1, ma intanto arriva il pareggio del primo tempo, quindi 10 minuti. Diciamo Fondi che non ha avuto, non si è arreso, non ha mollato gli ormeggi mentalmente. Qui il tiro di Arena termina fuori, però c'è un tiro d'angolo, quindi certo un break di 7-1 dopo 10 minuti di gara è sicuramente pesante, però bene ha fatto la compagine di coach De Santis a non crollare mentalmente, a superare, come si direbbe, la nottata e a rimettere la partita in sesto. Ancora una volta Monciardini, del Mazza che va a scambiare con Savini. Mazza qui ancora cerca un passaggio sull'ala, però chiudono bene i giocatori di casa, che sicuramente adesso stanno facendo un altro tipo di difesa. E il Cassano Magnago sta trovando la difficoltà anche per quanto riguarda le realizzazioni. Ancora sull'ala, però ancora chiusure preventive eccellenti del Fondi. Oh, che bel gol! Che bel gol il numero 91 Savini! Che bel gol! Un gol veramente molto bello! Un
abbiamo la fortuna anche di poter raccontare tanti bei gol. Intanto c'è un 9 metri per un fallo su Cagnetti, bello veramente questo gol di Savini. Arena sta dando quella vivacità all'attacco del Fondi, attacco che nel primo tempo ha vissuto di individualità. Ancora bravo qui Monciardini, però c'è un 9 metri, dicevamo, ha vissuto dell'individualità delle giocate di Hamza. Erano poi parte di quel blackout di inizio partita. Qui ancora Cagnete, però ancora un 9 metri per il Fondi. È tutto un altro Fondi, il Fondi che ogni volta deve sempre cercare di attendere almeno 30 minuti per giocare. Tutto un altro palla a mano, più deviato il tiro, ma c'è il pareggio. Quindi al quinto minuto del secondo tempo siamo sul 14 pari, ma come dicevamo prima, adesso è una partita più equilibrata, anche perché Castello Magnago non poteva esattamente mantenere quei ritmi realizzativi dei primi 10 minuti di gioco. Adesso il Fondi ha chiuso sicuramente a stretto, il termine giusto, stretto le maglie difensive, e Castello Magnago ha delle difficoltà, ma ancora bravissimo Facundo, stavolta sono due pugni in scena del portiere di casa. Arena, ancora un palo in attacco stavolta, però adesso si cerca più la coralità rispetto al giocato individuale del primo tempo, e sicuramente il parziale di 14 pari è anche merito per quanto riguarda il l'HC Banco Popolare di Fondi, più una coralità nel gioco di squadra che probabilmente nel primo tempo, almeno nel primo quarto d'ora, 20 minuti, è mancato e si è visto. Adesso invece è tutto un'altra HC Fondi, qui ancora un 7 metri. È un fallo su Savini, quindi ci sarà un tiro di rigore e probabilmente infatti andrà Federico Mazza a guidare Facundo. Bravo, bravo Mazza a tirare quando sta invece scivolando, una sua tecnica di tiro dai 7 metri. In fondo riparte con Livoli, Cagnete, Arena che fa il Vanoli della situazione in questa partita, e lo sta facendo anche abbastanza bene. È rientrato Hamza, è rientrato il tunisino, probabilmente si è chiesto qualche minuto di riposo per questo giocatore. Intanto però c'è un fallo su Cagnete, dopo al fondo schiena il numero 14 di casa, ma non c'è nulla di preoccupante. Arena, Hamza si muove, preparano lo schema i giocatori di casa, poi Cagnete, ancora Monciardini ci aveva messo le mani, però non è bastato per evitare il gol del pareggio. 15 pari, è una partita sicuramente adesso più equilibrata, se ne avvantaggia anche lo spettacolo. Sicuramente anche voi che la state vedendo da casa state godendo uno spettacolo sicuramente maggiore. Attenzione al Castello Magnago con Federico Mazza, poi Savini, eccolo, per un 9 metri. Chiedono il fallo in attacco i sostenitori di casa. Ma bravo, bravo Facundo, ha chiuso la porta Facundo, e i risultati si stanno vedendo qui. Bravo Arena, però fallo in attacco, pubblico di casa rumoreggia,
parecchio per, anche per quest'altra decisione degli arbitri. 9 minuti di gioco. Ricordiamo la piattaforma Eleven Sport, da dove vi stiamo trasmettendo in diretta le immagini del campionato di Serie A Gold maschile, il massimo campionato della handball italiana. Da Via Mola di Santa Maria di Fondi in provincia di Latina, ancora un 9 metri intanto per il Cassano Magnago. Si ferma anche il... incontro tra HC Banca Popolare di Fondi e il Cassano Magnago. Io ancora bravissimo Facundo, saltello e pugno del portiere verso la panchina ad incitare i compagni. Sono delle sostituzioni volanti, rientra Hamza, Rivoli, Cagnete, Hamza, poi Dunvalder, rientra in campo anche Dunvalder, Hamza. Chiamano lo schema, esce anche Sabag dal ruolo di pivot, pressione a Cagnete, la palla termina fuori. Cagnete che adesso si sta prendendo anche maggiori responsabilità al tiro, per quanto possano poi rivelarsi negativi i suoi tentativi. Qui c'è una richiesta di passi non ravvisata dagli arbitri. E c'è quindi il... vediamo cosa è successo, ammonizione per la panchina del Cassano Magnago. Quindi siamo sul 16-15, adesso la partita è sicuramente più equilibrata. È salita di personalità sicuramente l'HC Banca Popolare di Fondi. Cassano Magnago, dopo un momento di difficoltà, adesso sta tenendo comunque le redini della partita. Ancora Cagnete! E ancora lui! 16 pari! 16 pari! Cassano Magnago, che dicevamo, ha abbassato dopo insomma aver vissuto un momento di blackout durante la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa, ha abbassato la sua intensità della palla, ma qui un gran gol di Federico Mazza. Diciamo, ha abbassato anche la sua pallamano e per adesso è sicuramente in partita. Sta gestendo bene anche le folate della squadra di casa. Insomma, nel complesso è una partita molto più equilibrata. Fondi adesso gioca più coralmente, qui però vanno a recuperare palla gli ospiti con Savini e possono ripartire per il Cassano Magnago. Mazza, bel gol questo del numero 44 Kabir per il 18-16. Il break 2-0 per il Cassano Magnago. Dunvalder finta il tiro, poi scarica per Hamza, Cagnete, poi Hamza, poi Dunvalder, finta, poi ancora Hamza, attenzione, time out chiamato dal coach del Fondi, De Santis. Quindi punteggio adesso che vede il Cassano Magnago avanti di 2 gol, 18-16, quando siamo al 13 minuti del secondo tempo. La partita è sicuramente più equilibrata in questo
secondo tempo, ma è tutta un'altra partita, soprattutto anche grazie alla determinazione del Fondi di restare agganciata al treno che guida il Cassano Magnago. Il pubblico di Raja protesta nei confronti anche degli arbitri, probabilmente responsabili di qualche chiamata discutibile. Fondi è rimasto poi in partita, ha trovato anche la capacità, attraverso anche, come dicevamo, una personalità maggiore nel modo di giocare, riuscendo poi a rimettere in sesto la partita. Ed è giusta anche la scelta che ha fatto adesso Corsi De Santis di andare a chiamare il time out. Il mini break 2-0 del Cassano Magnago ha drizzato le orecchie al coach di casa. Hamza va a tirare, però c'è un 9 metri. Dicevamo, Corsi De Santis ha drizzato le antenne, ha capito che qualcosa stava sfuggendo di mano. E già, ragazzi, scelta saggia quella del Corsi di casa, però c'è un 9 metri per il 7 metri per il Fondi Cagnete contro Montardini, ed ancora gol per il numero 14 di casa. Quando siamo al 13, quasi 14esimo del secondo tempo, partita in equilibrio. Mazza scarica per Savini, però c'è il fallo in attacco. Quindi. Non hanno poi realizzato il gol, quindi vediamo un attimo se gli arbitri danno l'ok per ripartire. Quindi 19-17 per il Cassano Magnago. Che poi in ombra Hamza rispetto alle precedenti partite, quindi sta prendendo sicuramente Arena. Buona anche la prestazione di Cagnete. Più cattivo anche dalla distanza il numero 14 Fondano. Probabilmente sente anche la sfida contro Federico Mazza. Il gol del Fondi. 18-19 per il Cassano Magnago. Savini, ricordiamo che questi due punti quest'oggi, intanto rientra il numero 77 Dorio, il pivot dei coach Bellotti. Carico sull'esterno, gran gol. 20-18, dicevamo, due punti importantissimi quest'oggi, perché chi vince va ad 11 punti e non diciamo che ipoteca un posto nelle finaletti Coppa Italia, ma sicuramente comincia a farsi più di un pensiero, anche se mancano ancora tre partite alla fine dell'anno, soltanto una partita alla fine del girone di andata. Ricordiamo, il Fondi giocherà l'ultima in casa contro il Bolzano. Quindi sarebbe importante, a Bolzano. Sarebbe importante per l'HC Fondi riuscire a almeno a pareggiare questa partita. Cassano Magnago, di statistica che avevamo poi tenuto in naftalina fino a qualche minuto fa, è la squadra che ha pareggiato più in questo campionato. Tre volte, tre vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte in queste 11 giornate di
campionato. Intanto il punteggio è ancora 20 a 18 per il Cassano Magnago. Chiama lo schema al coach Bellotti dalla panchina. Savini va a scaricare, poi ancora, è ancora buona qui la difesa dei padroni di casa, però poi hanno la meglio gli ospiti e c'è poi un fallo in attacco. Vediamo cosa è successo. Cosa che hanno deciso commissario, commissari, ah, quindi c'è un time out, quindi chiamato da uno dei due coach. Prossima giornata, dicevamo, il Cassano Magnago non giocherà perché appunto il Sicarbiere è stato escluso dal campionato e disputerà, con questi due punti potrà veramente ipotecare un posto nel Final Eight di Coppa Italia, anche perché attualmente diciamo che a 9 punti ci sono soltanto loro due. C'è il Cassano Magnago con il Fondi, poi bisogna vedere anche cosa fa il Cosano. Il Fondi si giocherebbe la possibilità nell'ultima giornata del giornale in quel di Bolzano per poter disputare le Final Eight di Coppa Italia. Sarebbe importantissimo a questo punto per il Fondi andare a vincere contro il Cassano Magnago, ma attualmente il bravissimo qui Facundo, bravissimo! Dicevamo insomma che la possibilità per il Fondi di vincere per poi andare a giocare con chi poi perde palla il Fondi, ma c'è un 9 metri. Quanto protestano i tifosi di casa con veemenza. Luciano Zizzo, Agnieta, Arena, Hamza, questa bug sempre in mezzo, si muove adesso il pivot, almeno 6-7 interventi ha tenuto in partita i suoi compagni. Mazza e Savini vanno a palleggiare nella metà campo dell'HC di Fondi, attenzione al 9 metri per il Cassano Magnago. Adesso il coach Bellotti ha messo una squadra un po' più veloce in mezzo al campo, cercando insomma di sfruttare anche la stanchezza dei giocatori di casa. Qui qui però l'idea era buona per Federico Mazza, poi invece sceglie di tirare in modo diverso e i risultati non sono quelli
disperati. Attenzione al numero 19. Un time out chiamato da non riusciamo a capire se abbiano chiamato un out o meno. Ah no, c'è un 7 metri quindi per il Cassano Magnaro. Facundo è sempre contro Federico Massa e ancora una volta Federico Massa a segnare il gol del 21-18 quando mancano 10 minuti alla prima partita. Tecnica di giro particolare quella di Federico Massa, andare a scivolare sul parquet prima di lasciare la palla, tecnica che però poi è rigidizia perché il giocatore del Cassano Magnago è andato ad realizzare anche questo gol che porta gli ospiti avanti di 3-18-21. C'è una nuova fase di difficoltà per il Fondi più Gumballer che si prende la responsabilità di andare al tiro ma guadagna un 9 metri. E Hamza rete 19-21. Qui è stato un po' sfortunato Monsardini perché era arrivato alla conclusione di Hamza che non pareva neanche irresistibile, però poi la sfortuna ha voluto che il giocatore perdesse il contatto con la palla e termina in rete. Bravissimo Facundo, bravissimo Facundo, 21esimo del secondo tempo. Giocano adesso la player i giocatori di casa, il Sabagge. Bravissimo Monciardini che emette un urlo proprio a dimostrare, pugni anche del portiere ospite, bravissimo finora il portiere del Cassano Magnago. Gli interventi finiscono anche addirittura quasi vicino alla doppia cifra, quelli di Monciardini che tengono in vantaggio il Cassano Magnago di 2 gol, 21-19. Quando siamo al 22esimo del secondo tempo, Savini, poi Mazza e ancora Facundo, e che bravissimo gol del Cassano Magnago, bel gol qui, è importantissimo questo gol, avere mantenuto i 3 gol di vantaggio è importantissimo soprattutto in questa fase finale della partita. Rientra intanto Arena, Hamza, El Sabag, Cagnete, Hamza, poi De Luca, ancora Cagnete che va a cercare uno Spiraglia, ancora bravissimo Monciardini, ma ancora un 9 metri per il Fondi, Fondi che adesso deve un po' accelerare i tempi se vuole rimettere la partita in sesto. Il tempo scorre, mancano 7 minuti alla fine della partita. Qui è un, sembrava un passi, poi invece è un 9 metri per il Fondi. Rena, Cagnete, Hamza, finta, poi ancora Cagnete, qui ancora un 9 metri. Probabilmente anche la possibilità di tirare Cagnete non se l'è sentita. Hamza ancora si alza e va a segnare, e va a segnare il 20-22. Quanto è importante questo gol di Hamza che poi spezza anche l'inerzia della partita. Vediamo se adesso il Fondi riesce a recuperare palla e magari avere la palla del meno uno. Intanto il Cassano Magnago gestisce la palla. A
visto che l'uomo su Savini da parte di Veluca c'è un 9 metri. Veluca uomo su Savini, quindi lo sfiga, poi Mazza serve sull'ala ma intercettano soltanto per un istante il gioco di casa, ancora un 9 metri per gli ospiti, Torcida Santis un tarantolato in panchina. Buono qui, oh, un rigore a porta vuota, hanno sbagliato gli ospiti e qui il Fondi ha la possibilità di tornare a meno uno e mettere ancora maggiore pressione sul Cassano Magnago, che nel secondo tempo ha sicuramente cambiato anche il modo di giocare, meno frenetico, più attento e sta conducendo con merito questa partita. Adesso però la difesa del Cassano Magnago è più cattiva, però non importa perché arriva il gol del 21-22, si riapre la partita in questo secondo tempo, si riapre la partita, l'avevamo detto qualche istante fa quanto è importante il fatto di riuscire a mandare sotto di un gol. I padroni di casa rimettono la partita completamente in bilico nuovamente, da più 3 a più 1. Adesso il Cassano Magnago deve, e infatti adesso c'è un fallo, vediamo cosa è successo. Federico Mazza per il 23-21. Fondi che deve nuovamente rincorrere e pesa adesso un tonnellata, qui si perde sull'ala deluta, Cagnete potrebbe andare, poi invece si riparte. Gol. Sembra non avere dato il gol, quindi si rimane con 23-21. Cagnete si arrabbia, quindi rimane sul 2 gol di vantaggio per il Cassano Magnago. Qui c'è un 9 metri, però attenzione perché il tempo scorre. Mancano 2 minuti scarsi alla fine della partita, si fa veramente difficile per il Fondi, c'è un time out chiamato da Torcida Santis che cerca insomma di parlare con i suoi ragazzi per rimettere la partita in equilibrio, ma va dato comunque atto che il Cassano Magnago non sta rubando assolutamente nulla, sta disputando una gran bella partita e sta vincendo almeno attualmente con pieno merito. È un Fondi che quest'oggi ha giocato a sprazzi, non il solito Fondi delle ultime settimane, probabilmente anche psicologicamente il
l'effetto dell'esplosione del Sette Rubiera di aver giocato un brutto scherzo all'HC Fondi. Però questo sicuramente non vuole essere un togliere meriti al Cassano Magnago, che secondo noi ha fatto una gran bella partita e sta vincendo con pieno merito finora sul campo dell'HC Fondi al Via Mola di Santa Maria. Anche se dobbiamo fare un resoconto della partita, un passo indietro del Fondi invece è un probabile, diciamo con cautela, vantaggio, vittoria del Cassano Magnago, che è meritata, almeno fino ad ora, spero, perché De Luca prova a tirare, ma Arena 22-24. Guardate, c'è la pressing a tutto campo, infatti ecco De Luca che va subito in marcatura a uomo su Savini. Guadagnano anche qualche secondo i giocatori del Cassano Magnago, il Fondi però non ci sta, anche ormai un minuto alla fine della partita. Chi era Pazzi invece viene chiamato un fallo, il pubblico di casa si arrabbia, anche a noi era parso Pazzi, intanto segna e Cruciani con questo gol vada a chiudere la partita il Cassano Magnago. Lo va a segnare poi uno dei protagonisti di questa partita, il numero 91, Giacomo Savini. Onore e merito, come si dice in questi casi, al Cassano Magnago. Una bella partita, una vittoria meritata. Fondi un passo indietro, anche uno e mezzo rispetto alle ultime partite. Luciano Gigio qui prova un colpo da biliardo, però stavolta la fortuna dice di no. In questo momento si va anche a concludere la partita sul punteggio di 25-22 per il Cassano Magnago, ma c'è prima un tiro di rigore per il Fondi, lo va a tirare De Luca, che chiude il punteggio sul 25-23. E festeggiano i giocatori del Cassano Magnago, perché con questa vittoria possono veramente ambire alle Final Eight di Coppa Italia. Vittoria più che meritata questa della compagine Amaranto. Fondi un passo e mezzo indietro rispetto alle ultime partite. Gli applausi comunque del sportivi fondani, sotto dei dirigenti del Fondi, che danno il merito ai vincitori. Quindi noi possiamo anche concludere qui la telecronaca della partita, quindi ricordandovi il punteggio finale che ha visto il Cassano Magnago espugnare il Via Mola di Santa Maria per 25-23, una vittoria che poi proietta il Cassano Magnago alle Final Eight di Coppa Italia. Onore e merito a loro. Una buona serata da parte nostra.
Grazie a te, ciao. Siamo da casa e scarichiamo le foto. No, non c'è lì, non c'è lì. Sono ben ok da rapidamente. Te le mando per Google Drive, eh? No, WhatsApp, no. No, Google Drive. Ah? Io non. Buona passeggiata.